Io lo chiamo sempre questi incontri, gli incontri di amore, perché ci stiamo dando delle cose reciprocamente, voi date delle cose a me, comunque sempre questo succede quando faccio dei concerti o quando interpreto dei personaggi, è uno scambio di amore. E oggi voglio far ascoltare due o tre pezzi con i miei amici Luca Ruggiuolo e Paolo Del Vecchio, che verranno a mi hanno la vita morale e spirituale di Rocco Pasquariello, che è il nostro padrino, è il nostro collaboratore, è il nostro produttore. Diciamo così. Sempre tanto di fare un minuto. Petito scriveva come? Dava al suggeritore degli spunti e il suggeritore appuntava. Alla fine della serata il suggeritore con la sua scrittura si trovava dei canovacci dove Petito costruiva poi i suoi grandi tavoli, belli, importanti e divertentissimi, perché come protagonista aveva la maschera di regina. Ora Pulcinella in questo caso si chiede che cos'è l'amore. Abbiamo parlato prima dell'amore e adesso sentite quello che ne pensa Pulcinella dell'amore. Io non ho mai potuto lasciare, trovare, mierda poeta, filosofo o scienziato, come sapesse Richard che cos'è l'amore. Resta amore, di che cos'è fatto? Non mi chiedete che veniva fra Frick, fra Frick sono i turci, dicevo che l'amore era un'ape, una grande ape, che si dopogna la panza, tra buffa. Una creatura diceva che l'amore era un buccio, che mozza di fuia e non sa fa chiappare, ma si trasa rinta la vecchia, parlava tutto il suono. Non chianchiera, non mangia mai, diceva che l'amore è una mosca anzista, che si tu la caccia, essa torna, si posa sulle carogne e lassa di vermozzolo che arrosa con un fegato di un povero innamorato. Un barbiere diceva che l'amore
era una sanguetta, una brutta sanguisuga nera, schifosa, capanna da lassa, quanta roba tutto il sacco. Insomma, signori miei, ti dice mosca, ti pulisce, ti da fana che ti assordisce, ma io, signori miei, quale sia di questi animali, io non lo saggerisco, ma se volete sapere prontamente l'intenzione mia, io credo che l'amore è governo, sì, governo peluso, che da sempre sa c'è un cuore per noi, da sempre, ma non si dice. E quando la povera innamorata cade nelle disgrazie dell'amore, allora si scende, da strazia e tamagna il cuore. Bene, che bene che
Queste cose io spero di vederci qui a poco a San Pietro. Con un mio concerto, così ci possiamo divertire di più. Questa che adesso vi faccio ascoltare, con questa vi lascio e vi do la buona domenica, la buona giornata e buon appetito, con questa canzone che io canto sempre per fare un omaggio a due grandi personaggi che mi hanno seguito nella mia vita di uomo e nella mia vita di artista. L'uno è Concetta. Mamma era un'attrice di Edoardo, che aveva recitato per tanti anni con Edoardo. Edoardo sapeva che mamma cantava, oltre che recitare, e si faceva cantare sempre questa canzone, che adesso vi canterò, perché a lui piaceva molto. Così facciamo due omaggi, cinque di Fabio con tre che ci fanno. E facciamo un omaggio a Edoardo e un omaggio a Lucia. Sono come a seta fine, sono l'occhio di un